Sì, effettivamente penso che sia arrivato il momento, più che parlare appunto dei numeri e di quello che è stato, che oramai diciamo è sotto la visione di tutti, anche attraverso diciamo, i vari incontri che stiamo facendo con le amministrazioni, ci stiamo rendendo conto delle difficoltà che stiamo vivendo adesso e che purtroppo si vivranno nei prossimi 4-5 mesi, anche perché si prospetta anche qui una stagione nel 21 che partirà molto probabilmente in ritardo. Ma vere e proprie previsioni non se ne possono fare, semmai si possono dare dei suggerimenti che possono appunto ragionare su un mercato che noi possiamo immaginare e quindi prendere atto della situazione attuale. Quindi è inutile che ragioniamo su un mercato che quest'anno ha visto il 55%, se non di più, di cancellazioni su una stagionalità e pensate che normalmente si aggira intorno all'8%. È inutile parlare dei fatturati che sono stati persi in un indotto isolano che vive di turismo. Quindi oggi come oggi noi dobbiamo ragionare su dei suggerimenti che possiamo dare al comparto, possiamo ragionare su una preparazione di immagine che possiamo dare a un mercato che si aprirà molto probabilmente il turismo di prossimità. Forse noi essendo anche una località di wellness e il wellness essendo comunque un trend che comunque andava forte, potrebbe essere focalizzato nel territorio di Ischia e dare la possibilità di un'idea di vacanza non solo isolata, perché ricordiamo che il mercato ripartirà, ma le destinazioni che si andranno a ricercare saranno sicuramente quelle non urbane, quindi quelle che daranno l'idea di essere, diciamo, al di fuori da contatti, troppo eccessivi. Quindi, Ischia, wellness, ritrovare se stessi, e proporsi sul mercato in questa direzione. È chiaro che, come dicevo, le prenotazioni arriveranno se il mercato ripartirà, ma arriveranno molto sotto, quindi parliamo sempre di 2 settimane prima dell'arrivo. Importante anche osservare il mercato aereo, perché logicamente se non parte il mercato aereo, noi non riusciamo ad attingere, se non partono le strutture, tutto l'indotto isolano non riesce a cascata a creare economia. Quindi sono due fattori, molto probabilmente a fine febbraio avremo degli indicatori maggiore, quindi riusciremo a capire effettivamente le compagnie aeree quali voli riusciranno a mettere e noi, diciamo, fino ad allora dobbiamo avere chiaro che immagine dare. Ed è per questo che io rifaccio un appello a tutte le amministrazioni che questo forse potrebbe essere veramente il momento di lavorare su di un brand ben costruito con tutte le sue declinazioni per far sì che la nostra immagine rimanga ben permeata nel mercato dove ci andremo a offrire anche attraverso le fiere. I primi sentori di difficoltà a Ischia ce li abbiamo dagli imprenditori, ce li abbiamo dai nostri collaboratori, ce li ha segnalati anche il Vescovo, quindi e abbiamo davanti a noi questi 4-5 mesi che saranno molto delicati. Quindi fondamentali in questo momento fare squadra, la squadra vince, non ci sono altre scuse per continuare ad essere battitori singoli.